senti? Sì. Ci sei? Sono qui. Sembra una fregna, non si capisce niente. Uno dalla paura che qui terrori il video in diretta. Ora che hai iniziato il condizionamento, torniamo al 2070. Dopo il ma quello è il bello, perché vado in live e tiro la bomba. Rintrappola Singapore. Con le zone di quarantena aperte in tutto il mondo, il comando della Corte è irraggiungibile. L'unico modo per scappare era improvvisare. Ci siamo rivolti ai 54 immortali. Oh, non hai fatto partire la live su Twitch? Come no? Non c'erano stili. Mi è arrivato il messaggino. Controlla! Per lasciare Singapore bisognava attraversare le biocupole. Ed era zona degli immortali. Guarda che non è partita la live. Distrossate. Non c'è. Non si secca. Entrare era stato facile. Uscire sarebbe stata tutta un'altra storia. Alle biocupole eravamo in una botta. Ah, terzo episodio, no, ok. Più che una tragedia. Non è arrivato nessuno. L'invasione del 2060 era stata una grande opportunità per gli immortali. Si erano impadroniti di tutta l'area del porto. Le biocupole erano impenetrabili, a prova di zombie. Hendrix aveva un contatto, Danny Lee. Un tipo losco, ma poteva rimediarci un trasporto. Peccato che Taylor se ne fosse già andato. Danny sapeva dove era diretto, almeno così diceva. Come faceva a saperlo? Danny era convinto che Gozulan avesse informazioni nel suo server centrale. Ci stavano facendo un grosso favore, ma ci sarebbe costato. Volevano cibo, acqua, armi, rinforzi dall'accordo di Winslow. Abbiamo accettato senza sapere se saremmo riusciti a rispettare i patti. Gli immortali erano sempre di parola e molto scrupolosi nei punti. Ho paura di quel commento, non so chi è stato. Danny era di pessimo umore e neppure gli immortali sembravano felici di vederci. Sapevano che c'entravamo qualcosa con i fatti della Coalescence. Danny ci ha addirittura accusati di aver aperto le zone di contenimento. Hendrix l'ha convinto del contrario. Ma non è cambiato ciò che provavo. Noi eravamo laggiù. Potevamo fermare Diaz nella sala server. Si è trattato di eventi che non potevi controllare. Le parti in gioco erano molto più potenti di te. Avevano il controllo assoluto. Tu eri soltanto una sua pedina. Una pedina di Deimos. Beh, fatto sta che c'erano altre sue pedine in quella stanza. Che vuoi dire? Un conto era procurarci un semplice passaggio. Ma Danny diceva di sapere dove era Taylor. Fin troppo bello per essere vero. C'era puzza di bruciato. Percepivo un pericolo, qualcosa di minaccioso. Volevo vederci chiaro. Danny non l'ha presa bene. Pensavamo fosse soltanto spaventato. Ora che gli zombie erano liberi di invadere il mondo, tutti se la facevano sotto dalla paura. Fino ad allora ci eravamo sentiti tranquilli, sicuro. Con i non morti nelle loro gabbie potevamo fingere che non fosse mai accaduto nulla. Taylor e Diaz avevano cambiato tutto. Caos, rivolte e guerre civili stavano dilaniando le nazioni, spesso ancora prima che fossero attaccate dai non morti. Ma in realtà Danny non aveva paura. Stava temporeggiando. E un istante dopo abbiamo capito perché. I fratelli Go. Era una trappola? No, no, no. Molto peggio. I loro occhi erano vuoti, senza vita. Ma io pensavo che dovessi giocare, non che fossi al cinema. Uno sguardo come quello di Diaz. Solo in seguito è venuto fuori che tutti i pezzi grossi... Sta durando più di Endgame. Se avessimo saputo il ruolo che avrebbe avuto quella tecnologia... Però si sa che gli sterminatori hanno sempre un piano B. Ecco, questo succede, è quello che succede in camera quando... Avevamo una squadra di robot pronta a ogni evenienza. Gozulan è fuggita prima che la catturassero, dirigendosi alla sala server della Cloud Mountain. L'unico posto da cui potevamo chiamare un trasporto. Poi abbiamo capito che alle biocupole c'erano degli ospiti. Ma non ci sono le spade. Altro che a prova di zombie. Quei mostri erano dappertutto. Ci parte! Siamo tornati. Dovevamo andare alla Cloud Mountain. Parate tutti gli zingari!
perché li sto sentendo arrivare, sta già laggando. Oh! C'è Parini che si mette in mezzo. Parini. Giorgio Parini? No, Moretti dei Regni. Era a fare dei danni a Rivano come me ieri sera. Oh, voglia. Grande. Ho trovato un cecchino più. Ho trovato un KN, che è devastante. Mi sto trappando tutti nelle teste. Ma questo dove va? Stiamo procedendo molto bene, bravi raga. Bravi ragazzi dei brutti quartieri. Cancello aperto. Lo scherzo di cassa way. La finestra sprangata male. Non so. Qua. La faccio io. Saranno c'è un instant, andate a prenderla. Boh, tutti gli altri non si può passare qui. Vabbè, lo riprendo, un KN. Ma cos'è, un robot teccatore? Ah no, è con noi. Oh, ma c'è l'instant! Ce ne sono un sacco. Ho preso l'instant, bestie. Perché sono tutti fermi? Non lo so. Sto laggando io. No, forse era un bonus. Vabbè, andiamo avanti. Se no qua, 3 anni dopo, siamo sempre... E vai. Ho appena preso. Dai che pieno qua, oh! Qua c'era un'arma, c'era un Vesper. Sì, raccogliete quel che trovate, cazzo me ne frega. Guarda che roba, teccatore. Non ho mai capito perché quando ti danno i colpi ti incastra una visuale. Sarà il mistero del finale. Ma guarda, mi è esploso, dai, incredibile. Oh, ma non muoiono. Ma quell'instant kill, dovete prenderla, non lasciarla lì. Vedi che esplodono dopo, un'altra instant. E via. Corpo a corpo, sennò gli spari una scarichina. Vedi che botte che danno. Sa che l'instant è finita, wey. Oh, muoio. Sì, ma non è una mappa zombie, cioè ti si incastrano in tutti i punti. Ma cacchio è morto? Come ha fatto a morire là? Ah, non lo so. Mi piace. Aspetta, non riesco... Così, non riesco a venire su. Ciao, grazie. Vabbè, tornerai. L'universo familiare ha annunciato l'arrivo dei parassiti. Creature mutate dal 6115. Cioè, se la cassa la uso. Cos'è stato? Sono sporco di verde? Ah, le farfalline di quelle del coso, del servitore apotico, lì, lo schifo. No, la cassa di uni, io lo chiamo. No, ce n'è solo una che per fortuna. Cioè, sbocco verde è un servitore apotico. Di farfalline. Puttana, quanti sono, ecco che si muove. Come siamo messi dietro? Di che gioco era gli apotico? La mappa che tu non comprasti, wey. No, il dredge, che schifo. Questo mirino fa proprio schifo. Mo qui quindi? Ma con una coltellata li ammazzi, scusa, che senso ha? Trovare il dredge con... Dai, incredibile. Dai, che ci mette mezz'ora a caricare. Oddio, doppia. Vai. Venite qua al portone, magari ci danno... Forse facciamo prima, non lo so. Cloud Mountain era davanti a me. La sala server era in Cina. Sarebbe stata una sfacchinata. Sento ancora uno lì sul tetto, guarda.
No, lui no, vi prego, lui no. Forse non fosse la conta. Ma dove... Si rompe così? Ah! Meglio, way. Guarda che raccolgo gli zombie. Oh, meglio, way. Tutto way. E anche wave. Siamo tutti nella stessa wave. Sciroppo cade in basso. XR2. No, no, ti direi. Ma Dredge è un triraffica lì. Non è malvagio. Non è malvagio. Cioè, è chiaro che se ne arrivano 20 zombie, però fai degli headshot precisi. Oh, ah, è vero, mi ero dimenticato che c'erano i super galloni qua. Ti dico, ad headshot gli spacchi tutti gli zombie. Solo tiro su, tiro su, uguale, dai. Sono a memoria, tanto. Ci sono quei cosi che esplodono. Devo andare su per le scale, ma è pieno di zombie. Aspetta che ne approfitto. È velocissimo anche a caricare, sfili, le rinfili. Mi sono perso. Instant! L'ho preso? No. Ma perché siete così? Ah, sono tutti su dal di qua. Come avete fatto ad andare su? C'è l'instant mare, eh? C'è la scala, scale. La scala! Ho trovato il VMP. Questo ben che fa schifo. Oh, Razorback. Dai, 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 che non ci vuole molto, abbiamo già finito. Oh, i zombie si stoppano, avete preso un bonus. Ma perché io vado così veloce? Perché c'erano lo stop lì, la velocità. Dai, correre, correre, andare avanti. Rifornire. Perfetto. Oh! Dai, gli occhi blu. Qui, qui, qui si generano. Weevil. Weevil. Weevai. Weaven. Weevai. Cosa? Quello di Pokémon. Weevil. Attenzione. Comunque ho scoperto che danno ancora Pokémon. Quale? Quello versione tarocca nuova. No, allora fa schifo. Queste torrette quanta vita hanno? Aspetta, vado da dietro e gli do un colpo. 360 dietro le torrette, guarda. Trollate. Quindi? Ah! A me non ha mentito. Ha ammesso. Adesso con calma la cambierei. Guarda che c'è un Raps che mi sta dando dietro. Tiro su te? Oddio, Gesù. Ma di chi è quella Raps? È nostra o no? Non capisco. Quindi? No, ci sono degli zombie perché fa casino. Ah, ma siete andati cosa avanti? Stavo facendo nella cassa. Sala server. Fermi, 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 che sennò ci metto mezz'ora ad arrivare. Fuori dal server centrale. Okay. Il tentativo di Hendrix è stato inutile. Il danno era fatto. Ma perché tagliarvi fuori? Non aveva... Ne eravamo in buoni rapporti, ma... Non era da lei. Sembrava costretta a farlo. Qualcosa la stava controllando. Il pannello richiedeva l'impronta di una mano. Hendrix ha provato a violarlo. Ma i fratelli Go erano furbi. Per accedere servivano i dati biometrici di entrambe le loro mani. Peccato che il fratello di Gozulan fosse stato massacrato in quel bar. Lord stava arrivando. Non c'era tempo da perdere. E avevamo solo Gozulan. Però lei aveva due mani. Le hai mozzato una mano. Perché? Speravo che le impronte fossero interscambiabili, di modo che i fratelli potessero usare entrambi i lettori. Era la nostra unica speranza per uscire vivi da lì. Per fortuna ha funzionato, così Hendrix è entrato nel sistema. Hendrix è riuscito a contattare l'accordo. Un Vitol sarebbe venuto a prenderci. Avevamo pochi minuti per salire sulla biocupola.
Ma Hendrix voleva capire cosa Gojulan sapesse su Taylor. Qualsiasi cosa. Il minimo dettaglio poteva darci un indizio per trovarlo. Ma ci voleva del tempo. Tempo che non avevamo. Mentre Hendrix setacciava gli archivi, io cercavo di tenere a bada l'ordine. Wey, andiamo avanti, Wave. Allora, difendi. No, sono qui, sto giocando. Stava leggendo 10 pagine di manga intanto. No, stavo guardando la storia. Arrivano, vero? Da dove arrivano? Dal di sopra forse. Forse arrivano. Sì, ma da dove arrivano? Ecco, stanno arrivando, ho sentito una botta. Arriveranno dalla vetrata, sicuro. È pieno. Sopra... Allora dimmelo, posto. Chiamali. Anche una bella granata non farebbe male dopo. Oddio, cos'è? Mi sono fregato il Razorback. Ma neanche più di tanto. L'RK5 non prendetelo, mi raccomando. Sottoposto, di sopra? Sopra? Oh, mi sa che c'è anche... Bravo Mara, arrivo. Sopra dove? Sopra non c'è niente. Però. Allora cosa dici? Sono di sotto, dai, che dopo si accoppano quell'altro. Ah, è pieno di sotto. Chiamali. Sto caricando, ricarico. Ricarico. Mamma quanti là. Aspetta, una bella granata. Op. Non c'è nessuno. Ma là, sotto era pieno. Li ho presi tutti in pre-fire. Quanto ci mette a craccarli col tablet? C'è la cassona qui da qualche parte. Stanno arrivando giù. Ma vengono di sopra più che altro. E vorrei sapere quanto ci mette con quel tablet a... Vai, vigliacco, ho preso pistola. Ah no, spacca il culo. Da lì, eh? Oh, ti ho visto. Dai. Come non hai fatto a vederli, mamma mia? Ah, vecchio, c'era il muro sano, mi sono girato, c'era un barco gigante. Vecchio, ci ha fatto l'esplosione, l'ho sentita da di qua. Aspetta, dai. Sono qua. Ma io ero lì dentro. Preso l'instant, forse. Me ne esploso uno anche in faccia, guarda che roba. Incredibile. Vengono tutti di sopra. Non so che cavolo gli hai fatto. Oh, dietro! Aspetta! Fatto una skills. Pare che ste torrette ce ne potevamo. Potevamo prendere il possesso con le torrette. Ma alcuni vanno un po' per i cavoli loro, alcuni ti vanno dietro, boh. Comunque abbiamo finito, penso. La cassa per le muni è qua di sopra, ho visto. Non me lo fa più fare, sicuramente abbiamo finito. Hendrix aveva estratto un sacco di dati. Speravo bastassero. Il nostro mezzo era in posizione. Vai. Dovevamo andarcene da lì. Il Vito l'aveva attirato l'attenzione di un vecchio raid automatizzato. Bisognava cambiare programma. Oh, mi sembra di vedere un raid. Il raid che vi braccava era simile ai robot in avaria trovati nelle zone di quarantena? Quelli che consideravano ostile ogni singolo bersaglio? Esatto. Ma anche se molto più grande e molto più letale. E quello era particolarmente interessato a noi. Il comando ci ha trovato una via di fuga oltre le paludi. Dovevamo raggiungere uno scalo dalla parte opposta dei Super Tree e rubare un idrovolante. Più facile a dirsi che a farsi.
Abbiamo finito questo episodio? No. Calcagna. Oltrepassare il super treno sarebbe stato facile. Cascio, aspetta che la faccio. Ma i nostri problemi non erano finiti. L'accordo c'è. No, il Brecci, che schifo. Aspetta, però. Lo scalo per scappare. Dove sono? Oh, lì, dietro di te. Oh, no, mi dà lo Shiva. Ma dai, stai scherzando. Va bene, prendo questo, dai. Tengo questo col Varix. Adesso prendo. No, bisogna che cambi arma ancora io. Cagabile. Oh, doppia pistolina. Figata. Dove? Oddio. L'ho preso io. Non c'è posto, Weevil. Dai, tiro su sto cadavere e andiamo. Fai cassa. Tanto ci sono le casse, vieni. Vedi, è già qui una cassa delle muni. Vieni. Andiamo su che deve crollare la torre, che figata. Ci sono i farfalloni, di attenti, eh. Ecco, subito. Ma... Pochino. Qualcuno? Eh? Come ho fatto ad andare a livello 2? È sono vero? Livello 2 io. Sì. E voi no? No. No. Ah, non lo so, questo è un mistero. Muni. Ci avrò nerdato di nascosto, non lo so. Ah, beccato. Z-Track. Ma mare è già avanti, vai, Pasini. Voglio uccidere sti farfalloni di... Vabbè, non è niente, tanto adesso appena uccidiamo uno ti prendi qualcosa. Minchia, figaro, porco tighe. Ancora Z-Track, quanti ne dobbiamo fare? Non me lo fa fare. Ah, ho visto, sto arrivando, non posso far niente. Oh mamma. Oddio! Spara. Oddio! Cos'è? Vieni. Dai, che ho tirato anche... Ti è andata anche bene. Ce la fai? Oh mamma, quanta gente. Il super treno stava crollando. Ci toccava superarlo. Ah, andiamo su, facciamo velocemente. Ormai guarda, sono già andato via io da di qui. I mortali stavano scappando dalle piccole passando per le paventi. Sì, sono leggere tre un po'. Oddio, quanta gente. Ma dai, sulla scala sono anche gestibili, no? Sì, no, prende. Fate colpi in testa è facile. Sono di fuoco questi. Muni, prendi quella, vai. Non ti lascerà mai essere qui il gioco. Quindi qui come si fa? Ah, ok. Cavo dell'ascensore. Sembrava che ci volesse la morte almeno quanto gli zombie. Salta, vabbò. Insomma, stavamo passando dalla padella. Premi X per nuotare. Ah, ok, mi ero preso paura. Dicevo che dovevo aprire tipo il paracadute. Uscite fuori dall'acqua e fate doppio salto. Fate prima. Vabbè. Andiamo già su questo bagaglio che magari ci fa partire. Ah, giusto. Ah, qua dovevamo lasciare Mara da solo. Ah, ma state sul bagaglio qui, sull'overcraft. Disparate gli zombie, li vedete tutti tanto. Posto, siamo già, vedi, sono già sull'idrodovolante io. Facile. Io mi infilo nell'altro. È uguale, dai, veloce. Hendrix ha preso un idrovolante e inserito un pilota automatico. Dietro avevamo i non morti, davanti altri immortali.
Il ride fuori controllo, non ci mollava un attimo. È infinita o si surriscalda? Neanche uno ne ho preso. Spara tutto, spara. Wow. No, non è. Non è finita. Va dappertutto sto Overcraft. C'è rimasto niente, giusto? Salve! Mancava poco, Enrico. Presto, avremmo lasciato Singapore. E Taylor? Hendrix, cosa ha trovato in quel server? Niente. Tutte le informazioni sono state cancellate. Taylor è sparito. Facile! Il virus si sente un 15. Non ci ha messo molto a diffondersi. L'accordo e il CDP sono piombati nel caos. Abbiamo perso Hong Kong, Berlino e il Cairo. E quello era solo l'inizio. Non eravamo pronti a quello che sarebbe successo, al modo in cui tutto sarebbe cambiato. Cinque anni lunghi e bui. Aprire le zone di quarantena aveva causato ciò che temevamo. E nel 2075 una situazione controllata era sfociata nella totale anarchia. Dell'umanità non restavano che pochi milioni di superstiti in tutto il mondo. E i non morti erano oltre 7 miliardi. Taylor era sparito. Un monito della nostra incapacità di fermare l'Armageddon. L'ordine uccidere a vista dell'accordo di Winslow era ancora valido. Ma nessuno se ne ricordava. Fino agli estrattori. Stavamo bombardando poco fuori dal Cairo. Dovevamo rispedire quei mostri all'inferno da cui erano sfugati. In Italia, per fortuna, c'è ancora qualcuno che punta sui giovani. Lenin. Quindi abbiamo finito, è un'altra missione questa. Il bersaglio era una colonia di cotardisti. Avevano occupato un estrattore ed erano ben armati per difendere se stessi e gli zombie. Questa è un'altra missione. Bisogna interrompere al prossimo episodio. Le loro difese.